io sono un poco tuo. Lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi dopo di me. Il mio ultimo giorno di permanenza a Palermo inizia con un cielo a dir poco eccezionale e completamente sgombro, persino dalle nuvole più sottili ed impercettibili ad occhio nudo. Once upon a time it was Una delle prime tappe che raggiungo è il magnifico lungomare palermitano, dove non mancano il porto e una passeggiata in prossimità della costa. Forse l'unico ostacolo per raggiungere il mare è attraversare un viale molto trafficato che di fatto separa la zona portuale dal resto della città e che produce una quantità di rumore abbastanza fastidiosa. Eccoci nella chiesa di San Domenico, un edificio religioso posto in prossimità del mercato storico della Vucceria, risalente alla fine del 1400. Tuttavia, il suo stile è prevalentemente barocco e dunque deriva dal XVII secolo. Era facile, eh? Oh, tuo figlio. Ma come, senza sveglia? Da quanto tempo sei lì? Così.
già preparato il caffè. Saresti proprio da lavoro. Andiamo al finale. Prima di lasciare questo luogo stupendo, ti devo portare in due posti simbolici che testimoniano due eventi che, dopo essere accaduti, hanno scosso l'Italia intera. Guarda le spalle.